Ciao ragazzi, io sono Paulina Ferrare. Vediamo quali sono gli alimenti da assumere prima dell'allenamento. Molti esperti raccomandano un pasto a basso indice glicemico che fornirà l'energia per tutto l'allenamento. Possiamo scegliere fra moltissimi alimenti, per esempio lenticchie, frutta fresca, il latte, il yogurt sono le scelte valide. Oppure una combinazione di carboidrati, grassi sani e proteine, come cereali con il latte, sandwich con il pollo o le patate al forno con il formaggio. Ecco alcuni pasti per allenamento: panino con pollo, pesce, formaggio, uova, burro di arachidi e insalata. Oppure le patate al forno con la buccia con un po' di fagiole, formaggio, tonno, insalata di cavolo e pollo. Pollo con riso e insalata, eccetera. Altri studi hanno notato che i pasti a basso indice glicemico producevano i livelli più elevati di glicemia e gli acidi grassi durante le ultime fasi dell'allenamento, il che è vantaggioso per gli sport di resistenza. I pasti a basso indice glicemico garantiscono il rifornimento di energia costante per tutto l'allenamento e anche facilitano il recupero. In più, gli atleti bruciano più grassi durante l'esercizio mangiando il cibo a basso indice glicemico, a base di crusca, frutta e latte. Dopo un consumo di un pasto a basso indice glicemico, la prestazione migliora, conseguenza dell'aumento dell'ossidazione dei grassi. Dunque si bruciano più grassi e meno glicogeno durante l'esercizio fisico, aumentando così la resistenza. Cosa più importante è il momento in cui consumate il pasto. Gli alimenti ad alto indice glicemico sono più rischiosi per la prestazione, soprattutto per la fluttuazione dei livelli di zucchero nel sangue. Se li assumete nel momento sbagliato, potrete iniziare l'allenamento con un basso livello di zucchero nel sangue, quindi una lieve ipoglicemia. Gli alimenti ad alto indice glicemico producono veloce aumento di zucchero nel sangue e poi un lieve calo seguente. Tecnica migliore è di consumare gli alimenti a basso indice glicemico il pasto pre-allenamento per poi reintegrare con quelli ad alto indice glicemico durante l'esercizio fisico se vi allenate per più di 60 minuti. Vediamo degli spuntini pre-allenamento 1-2 ore prima dell'esercizio: frutta fresca, albicocche essiccate, datteri, uva passa, frappè, yogurt, frullati, barrette, tostato con miele o marmellata. Nella prossima puntata vediamo lo spuntino da fare durante l'esercizio fisico.